Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono T e oggi siamo tornati su Death's Gambit con il terzo episodio. Allora, piccola premessa, nello scorso episodio avevo detto che sarei tornato indietro e avrei battuto quel cavaliere alato. Non l'ho fatto per un semplice motivo: rivedendo il video in fase di montaggio mi sono accorto che dietro a quel cavaliere c'era una di quelle porte chiuse con lo stemma di Gaia. Come vedete io ho gli occhiali perché altrimenti non leggo, e per questo non sono tornato indietro. Quindi quello che succederà in questo episodio è semplice: affronteremo tutta la zona intorno al santuario, la esploreremo al meglio delle nostre capacità e al termine dell'episodio comprerò lo stemma di Gaia e nel prossimo episodio, credo, oppure al termine di questo, andremo ad aprire le porte che non siamo riusciti ad aprire nell'episodio passato. Bene, io direi che intanto possiamo passare al gioco. Come vedete la webcam è migliorata tanto, perché appunto sono riuscito a comprarne una nuova, e direi che possiamo partire. Musica altissima. Questo gioco ha un piccolo problema. La scala è in discesa. E il piccolo problema è che la musica nel menu è tremendamente alta. Ah già, noi abbiamo preso anche la spada nuova. Tra l'altro, LT più Y... Ah, fermi tutti, ok. Abilità. Questa è soltanto con l'alabarda. Anche questa. Mi sembrava strano, infatti, che le abilità si potessero usare con qualsiasi arma a disposizione. Allora, esploriamo. Torniamo sopra perché avevo trovato cose interessanti. Allora, innanzitutto c'era una cosa che volevo farvi vedere, magari dopo aver preso questo oggetto qui. Ok. Ah, mancato. Allora, prima vi faccio vedere quella cosa. No, prima voglio prendere l'oggetto. Perché sono sicuro si possa prendere da qui. Ok. Magari così, ok. Ok. Foglia di Gaia. Il tema terra è molto importante, perché Gaia, chi non lo sapesse, è terra in, non mi ricordo che contesto. Allora, questo tra l'altro è un drago, è la testa di un drago. No, non volevo fare ciò, ok. Scusate. Qui c'erano... Ok, c'erano i cristalli. Sbagliato lato. Ok. Ok. Qui c'era un cavaliere, giusto? Aspettate, era qui che vi volevo far vedere. Sì, allora... Guardate sullo sfondo, so che voi siete più furbi di me, ve ne siete già accorti, ma sullo sfondo, sopra il mio personaggio adesso, ci sono delle creature ramificate, sembra, in preda alla disperazione. Guardate. E anche delle strisce tipo festose. E questa è una cosa molto particolare.
Ok, questo si può rompere. Va bene. Lo faremo. No. No, non ci si arriva in questo modo. Allora, qui c'era... Aspettate, com'è che si faceva? Ok, così. Qui c'era costui. Dai, vieni, vieni. È morto subito, è morto. Pensavo fosse molto più resistente. Ok. Io. Ouch. Ci siamo già curati troppe volte per i miei gusti. Ok, qui... Ok, si può scendere. Sangue di Gaian. I Gaian, invece... Credo che siano quelle creature fatte di roccia che abbiamo visto l'altra volta. Ok, qui si scende ancora, ma non voglio. Voglio salire adesso. Ma dove sei, amico mio? Aia! Allora, la vita scende in modo molto particolare. Ormai finiamo di curarci perché tanto... Questa zona già si sta dicendo non è ancora per te. Però... Lì c'è uno. Ok, arrivederci. Alabarda di Alduin, questa è quella che abbiamo noi. Tomo della Fenice. Ah... Ok, di qua c'è... Niente, va bene. Questa tra l'altro assomiglia alla casa del nostro personaggio. E dietro c'è qualcosa. I Gaian, dicevo, sono quelle creature... fatte di roccia che abbiamo visto passeggiare nello scorso episodio. Ok, qui c'è... Ricorda di equipaggiare le piume curative più potenti quando le trovi. Ma io le equipaggio, ma... Mi toglie quelle... A parte che l'ho finite. Ah! Non è che ne ho trovata una di piuma. I potenziamenti che io faccio con queste piume è uguale al potenziamento che faccio su quelle, quindi. Ok. Visto che stiamo qui. Allora, Gaian l'avevamo letto. Anche quel mini boss dell'inizio nel primo video diceva, indicava una creatura alle mie spalle che io non avevo visto e diceva questo va bene, no questo ancora non va bene, era una cosa del genere. Adesso sinceramente il discorso non me lo ricordo. E avevano smesso di parlare perché li avevamo interrotti noi. Allora, Tomo dell'Immortale. Un tempo la Fenice era una creatura leggendaria, dimenticata tra le pagine di vecchi racconti. Il suo avatar è un falso dio, un inganno celato dal fuoco. Il suo avatar. Mi puzza di traduzione... non fatta, perché forse la sua immagine è un falso dio. Allora, ancora per questo episodio terrò l'italiano, ma sono molto tentato di mettere l'inglese. Va bene, qui quindi ci sarà una piuma cristallizzata. Ok, e questo? Questa è una statua della morte rotta, sicuro. Ok, e questo è un bel mostriciattolo.
Allora, sbirciamo quello che c'è. Magari. Questa non ce n'abbiamo comunque. Ok, equipaggiamo questa. Tanto non ce l'abbiamo. Arrivederci. Senza piume non mi ci azzardo neanche ad avvicinarmi. Anche perché abbiamo trovato un solo tomo. E io non voglio affrontare i boss. Quella è chiaramente un boss, ragazzi. È la Fenice che ci ha attaccato prima. Io non voglio... No, com'è che si faceva? RT. Pronto? Ok. No, so che si può fare. Ok. Non voglio affrontare i boss senza aver preso tutte le piume. Non volevo far ciò. No, perché non mi fai scendere la visuale? Aspettate, come si faceva? Ok. Ma va bene anche così. Ah, il danno è anche dietro, ok. Ok, Fenice. Con due cuori che battono separatamente, la Fenice ospita e sostenta il parassita con la sua energia infinita. Il parassita. Il parassita. Con due cuori che battono separatamente, la Fenice ospita e sostenta il parassita con la sua energia infinita. Ok. Ok. Cos'è stato? Va bene. Allora, qui si può scendere e qui si può andare a destra e siamo senza cure, perfetto. Ok. Dobbiamo stare attenti che non abbiamo più cure. Proprio. Ho capito tutto, ho capito. Ok. Mi puzza molto di trappolone, ma sangue di Gaian. Aiuto. Ho sbagliato. Ok. Attacca durante la caduta per planare brevemente. Ok, vabbè, quello che già sapevamo. Ok. Allora, qui ci sono altre creature, qui la situazione non migliora. Ups. Due giorni fa. La spedizione dove siano morti i nostri compagni. E quello davanti siamo noi. Maledizione, ci hanno mandati qui a morire. Eh sì, e altro? Chi sei tu? Sei bellissimo. Posso tornare indietro?
Scusi? Scusate. Mi rattrista vedere tutte queste vite perse per niente. Eternia. Arrivederci. È stato un piacere conoscerla. Sono morto. Nella morte. Era scriptato che morissi, chiaramente, però... La madre. Devo andare. Devi proprio andare via? Non ha finito il dialogo, perché? Ma ascolta sempre le voci del cielo. Magari un giorno sentirai celebrare il nostro cognome. Conduci una vita memorabile. Esatto. Non ti basta essere ricordata da me, poverino. Of course it is, Soren. Don't worry, my boy. I'll be back before you know it. E invece non torno mai più. Don't burn down the house while I'm gone. Everly. Nostra madre si chiama Everly, ok. Addirittura. Non ci credo. Questa è solo un bambino? Non voglio andare via, voglio... Ho paura a fare qualsiasi cosa perché non so da che parte mi riporta nel gioco normale. Ok, di qua non si può andare. Aspettate. Non si può andare? Non si può andare, ok. Non posso parlare con Soron, eh? Posso ucciderlo? Basta uccidere NPC. Needs more salt. Vabbè, la morte che cucina è bellissima. Cosa sei? What is a question of belief? Who is dead? Wow. La morte. Allora questa è il grande rimpianto. People tend to relive these moments in their waning throes. Ma questa è casa mia, la mia famiglia. Here we are. Io. No, volevo vedere altro. Aspetta. Che? Che sta succedendo? Cremation. One of your silly mortal customs. Cremazione? Ma io non voglio morire, non posso. Non puoi fare niente, ti prego. Not in the mortal realm, no. But as long as you're here. Nel presente. Aspettate, anche l'incontro con la morte è stato nel passato? Perché questo sarebbe interessante, in effetti. Per un attimo, non so se ve ne siete accorti, ma mi sono bloccato neanche nel parlare. Perché ho avuto la brutta paura che ci fosse il permadeath. Cioè che dopo una serie di morti si morisse, punto. E io spero non sia così. Perché... Nei Souls normalmente succede che uno vada molto più rushando, molto più correndo perché magari conosce il luogo. Ahia. Ok. Wow.
Subisci il 30% di danni in meno. Oh. Ho avuto una paura incredibile. Respawna il tipo? Respawna per forza. Ok. Mantello di Alduin, che è quello che abbiamo noi. No, noi abbiamo il mantello del fanatico. E questo dà più 3. Ok, meglio questo. Equipaggialo. Ok. Scusate se mi curo un po' di più, ma... Dicevo, scusate se mi curo un po' di più, però... Volevo evitare proprio di fare questi errori, va bene. E non abbiamo più cure di nuovo. Ok. Allora, la nostra piuma è di qua. Quindi di qui c'era... Ok. Ok, e lì c'è la nostra piuma, che ci farebbe molto comodo in questo momento. Ok. Ok. Muore anche lui quando ci attacca, non capisco perché. Di qua si va. Ok. Oggetto e trappolone. Panacea. Rimuove contagio da 3 effetti di stato negativi minori. Ha effetto su se stessi, su chi sta vicino. Wow. Non so perché, ma questa cosa mi fa pensare a un'altra cosa più bella. Io non sto andando di qua a caso, ragazzi, eh. Ci ha fatto vedere qualcosa laggiù, l'ho visto. Si cade qui? Spero di no. C'è una lumaca. C'è una lumaca. Ok, c'è una lumaca. Come devo interpretare il fatto che c'è una lumaca? Non ci capita spesso di avere visite. Sei venuto a vedere che fine ha fatto il povero Alistair? Non ho la più pallida idea di chi tu sia. No? Quindi la nostra fama è declinata. Che posto è questo? Non sei qui per noi. Non conosci neppure questa sorgente? Di solito le persone che rischiano la propria vita hanno bene in mente la loro missione. Glielo diciamo? D'accordo. Ha personalità multiple? I fiori che traggono nutrimento da queste acque curano le varie malattie, se raccolti e trattati adeguatamente. Utili? Posso averne un paio? Mi piace Sorun. Va bene. Mi piace anche tu. Posso coglierli? No. Oh, compra. Ok, costano tanto e noi non abbiamo soldi. Parla. Se il tempo fosse un fiume, noi saremmo inamovibili, come il letto che giace sotto la corrente. Molto poetico, in effetti. Sei stupido per caso? È un destino peggiore della morte. Quel maledetto astromante ci ha condannati a questa forma, che credo sia il mago di cui parlavo, di cui si leggeva nello scorso episodio. Siamo solo degli occhi e una bocca fluttuanti. Che crudele destino si è abbattuto sul povero Alistair, lo studioso, il prodigio, il progenitore.
Se nel tuo cuore di morto alberga ancora un po' di compassione, metti fine alla nostra sofferenza. Come? Il mio cuore è vivo e vegeto, grazie tante, ma sei sicuro? Oh, davvero? Eppure la tua pelle sembra quella di una lumaca. Puzzi di fogna e morte. Il tuo viso è flaccido come una candela consumata, la tua... D'accordo, basta così. Ok, ci ha chiesto di ucciderlo, ma non lo farò. Ne ho uccisi già troppi per il momento di NPC. Ho capito dove siamo e questo è il tomo dell'immortale, ok. Qui siamo vicino all'altra statua, esatto, all'altra statua della morte, perfetto. Ma per il momento non ci curiamo. Allora, Gaian il dimenticato, figlio di figlio di Gaia, cioè della terra, quindi ridotto in schiavitù per servire da prima e ultima misura difensiva di Cyrodiil. Gran parte dei Gaian è rimasta dormiente per generazioni, oggetto di esumazioni e autopsie da parte di chiunque avesse i mezzi per condurle. Era pratica comune infilzare gli organi vitali dei Gaian con armi e bastoni, una misura preventiva nel caso in cui un giorno si fossero svegliati. Ok, ho una strana paura ad andare quassù adesso. Però... Ok, no grazie. Lo so che volete vedere una boss fight, ma quest'oggi no. Per adesso non voglio andare alla boss fight. E ne abbiamo trovate due. Per oggi... Ok, questo è uno shortcut all'inverso. È dopo la boss fight, quindi. Però potrei scendere così. Ok. Se non era spawnato il tipo... Perché c'è questo? Che mi serve questo? Ok, tu non puoi fare questo salto. Sì, allora... Non mi dire che non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro. Ok. Va bene. So quello che volete, ragazzi. Che io uccida questa NPC. No, sto scherzando. Non lo farei. Però, se io non mi riposo e rifaccio la strada... Ok, qui c'è il gufo. No. Non è questo il momento. Non è proprio questo il momento. Grazie, ma no. Da dove si... Ok, qui si chiama il cavallo, qui si apre dall'altro lato, no, ho sbagliato, ok, spero di essere rimasto centrato con la webcam, purtroppo non vedendo, spero che non sia respawnata ogni cosa in realtà, quella è la mia speranza maggiore, questo è un Gaian, secondo me, ok, è lui che fa tremare tutto. Oppure questi qua dietro, potrebbe anche essere, anche se ci hanno fatto trovare il tomo del Gaian, quindi qui era tutto morto. Non ridere di me, nemmeno voi. Gambali imbottiti. Aia.
Dai, vieni qua su. Ok. E uno è andato. Ah, perché hanno le frecce esplosive. Ecco perché muoiono anche loro. Non l'avevo capito. Ok. Ok. Fare i parry è abbastanza facile con questo gioco. Non serviva a curarsi. Ok, mantello di Alduin di nuovo. E non mi ricordo se di qua c'era un'altra strada ancora, ma non mi pare. C'era quell'oggetto, aiuto, lo voglio. Qui non ci arriva, vero, la fiamma? Ok, non ho visto cosa ho preso. Ho preso, non ho visto cosa ho preso e questo può essere un problema. Vabbè, non fa nulla. Se non è una cosa nuova vuol dire che l'avevamo già, quindi... Cosa sei tu? Mannaggia te, granchietto. Voglio sapere cos'è il granchietto. Ok. E dovremmo essere tornati qui, perfetto. Ok. Questi, ho ragionato un attimo e mi va un po' l'idea che siamo noi. Perché se vedete sono identici al personaggio nostro, mentre sono anche vestiti allo stesso modo, mentre per quanto riguarda la storia che abbiamo visto prima, gli altri soldati erano vestiti in modo diverso. Non ti risfido, grazie mille, però bello che si possa fare, bello. Sono curioso invece di vedere No, prima salviamo. Ci riposiamo. Ok. Avevamo ripresa la piuma? No. Dov'era la piuma? Aspettate. Perché non l'abbiamo ripresa? Aia. No, ho fatto una stupidaggine. Mi conviene tornare indietro, vero? Arrivederci. Non mi interessi. Salve. No. Non scendi, vero? Io resterei tutto il giorno a vedere quando è che capisce che questa è una cosa stupida da fare. Va bene. Salve di nuovo. Ok, riposiamoci. Ok. E qui c'è una boss fight, a quanto pare. You
You know not what you're interfering with. Is it revenge you seek? This relic is a monument of wars long before the great expeditions were ever celebrated. What hope do we mortals have against such foes? Non so. How many more must die in the names of their kings? I will put an end to it all. Now, retreat or die. Puntini, puntini. Death, then. Come, I will honor your sacrifice. Non sono pronto. Buongiorno. Direi che non è una bella idea. Ok. Aia, che dolore. Aia. Ok. Ok, scusate, ma devo andare via un attimo. Ok ragazzi, scusate, ma ho un impegno, non posso finire di registrare adesso, quindi vi lascio con un po' di suspense. Affronteremo questo boss nel prossimo episodio e io direi che per il momento posso salutarvi. Ciao tigri!